ritrovati, eccoci qua di nuovo, una nuova puntata di Good Morning Milano. Siamo a martedì, oggi è martedì 14 maggio e quindi martedì vuol dire parlare di periferie, il nostro focus periferie, in compagnia di Walter Cherubini. Buongiorno Walter. Buongiorno, ben ritrovati. Quest'oggi è una duplice veste, appunto ne parliamo sempre. Walter, tu sei uno dei autori, hai progettato, hai fondato la Consulta Periferie Milano, ma non solo. Perché sei anche presidente di un centro studi, diciamo, Milano Ovest. Com'è che l'avete chiamato precisamente? Allora, è direttore, perché non abbiamo la funzione del presidente. Direttore. Il centro iniziative e studi con Milano Ovest. Ok. Che ha preso una piccola cosa che ha preso avvio nel 1998, quindi parliamo di una ventina di anni fa. Da cui poi è nata poi l'esperienza, no? Poi della Consulta Periferie Milano, diciamo. È stato un percorso, diciamo così, politico, di attenzione. Allora avevamo base nel Centro Culturale Francescano Artistico Rosetum, e quindi era una piccola costolina delle varie iniziative che c'erano all'interno del Centro Rosetum. Forse l'incipit iniziale proprio fu anche per raccogliere tutte le varie iniziative che stavamo promuovendo in quel tempo, un inserto della rivista Rosetum che si chiamava appunto Con Milano Ovest. L'editoriale fu Priorità Periferie, per cui già allora avevamo in mente di focalizzare all'interno del più ampio cerchio della città il tema delle periferie visto dall'ovest di Milano, che allora era composto, diciamo così, dal punto di vista civico, dalle allora zone 17, 18 e 19, che andavano un pochettino dall'asse dell'Orienteggio fino al Gallaratese. Quindi si può prendere il Sempione, diciamo, confine del Certo Sempione e l'Orienteggio per fare questo spicchio che sì, di città. Così, un po' più ridotto in questo spicchio. E quindi lì diremmo che l'iniziativa più significativa che allora proponevamo era un'iniziativa, chiamiamola così, amministratori amministrati, e cioè, siccome il tema era ciò che c'è sul territorio, problemi o proposte che ci sono, devono avere un'interlocuzione cittadina, perché per il decentramento, che è 50 anni dal 69 al 2019, che però è un po' una sorta di Cenerentola, e questo qui è un problema per le periferie. Non avere un decentramento adeguato rispetto a quello che era stato appunto prospettato negli anni 60 e i primi anni 70 è un elemento negativo per le periferie. Se non si risolve questo nodo, non funziona. E quindi l'iniziativa appunto del Centro Studi con Milano Ovest era quella di chiamare gli amministratori pro tempore, i vari assessori che c'erano, invitarli a discutere su un tema, invitare anche la cittadinanza a parlarne, approfondirle, nella logica di tu che vivi nel territorio hai un problema, una proposta, l'assessore teoricamente dovrebbe essere quello che ti risolve il problema o ti promuove la proposta. Bene, però un assessore è difficile che possa conoscere il territorio, il singolo quartiere. Non veniamo lì, non facciamo l'incontro per dire che l'assessore non fa niente e quant'altro, perché questo non serve assolutamente a nulla, ma veniamo lì con delle proposte. E quindi la logica fu, in embrione, quella che oggi possiamo chiamare progettazione partecipata. Infatti ci fu un addensamento di presidenti di associazioni che venivano, una certa stabilità. Diciamo che nell'arco del 1998-2000 promuovemmo circa una trentina di incontri ripetutamente con i vari assessori, quindi si consolidò e stabilizzò una partecipazione assidua e anche progettuale. Da lì, nell'anno 2000, osservando che c'era appunto con 26 associazioni del tempo, mettiamo insieme quello che chiamiamo coordinamento Milano Ovest, che non era un coordinamento ma un collegamento tra varie associazioni che operavano e che promuovevano. E poi, vabbè, da lì nel 2005... sempre avendo a tema la periferia come filo rosso di questo tema,
Diciamo che lo strumento interessante di rete territoriale del coordinamento Milano-Ovest era una cosa positiva, aveva dato anche dei frutti perché c'era stato anche un quinquennio di lavoro piuttosto assiduo, ma non era per una fetta, uno spicchio di periferia in una metropoli, seppur piccola, come Milano, adeguata ad affrontare il tema delle periferie. E quindi individuiamo uno strumento diverso da costruire, peraltro, però perché quello, la rete territoriale andava bene, ma non era adeguata ad affrontare il tema delle periferie nella sua complessità. E quindi individuiamo quello strumento che si chiama Consulta Periferie Milano, e che oggi, diciamo, è promossa da 40 realtà associative di varia natura, ma tutti che hanno idea di promuovere qualcosa. Questo è il tema di fondo. Ecco, interessante vedere come appunto la vostra storia parte dall'Ovest milanese, per parlare di tutte le periferie appunto della città. Però insomma, diciamo che qua si fa un po' scuola di periferie, anche, anzi, poi richiamando un po' quello che poi avete fatto anche dopo. Però insomma, la periferia dell'Ovest è una periferia che dà tanti spunti di ragionamento, di appunto anche proposizioni da poter fare alle varie amministrazioni, sia comunali che municipali. Tant'è che poi ne finiamo sempre sui giornali, la parte Ovest finisce spesso sui giornali del bene e del male. L'ultima, qualche giorno fa, Corriere della Sera, mi dicevi del 12 maggio, che abbiamo forse, abbiamo anche l'articolo, abbiamo giusto? Abbiamo la testata con una... Eccola qua, un articolo insomma che nomina finalmente una categoria del Corriere della Sera che non è periferia, che vabbè, io avrei da ridire un po' su questo titolo, che insomma si cerca sempre di scappare dalla parola periferia, che invece di per sé non ha niente di male, dipende poi come la intendiamo noi, infatti, no? Però insomma, dice, a Figino il polo della cultura che spiazza. Infine, alla fine dice anche, e quasi per sorpresa, troviamo Piano City anche a Figino. Ecco, noi che insomma siamo alla 70, quant'è che abbiamo fatto ormai? Siamo alla 76esima puntata, sì. Non ci stupisce minimamente il fatto di trovare Piano City a Figino, e invece ancora parte della stampa riesce ancora a insomma, rimanere a bocca aperta di fronte a una cosa così normale per noi. Ecco, la cosa magari la vedremo anche successivamente. Innanzitutto le periferie in generale hanno una ricchezza particolare, poi daremo anche i numeri che non sono ancora entrati, diciamo così, nel lessico cittadino, proprio della presenza culturale in particolare. Per quanto riguarda l'Ovest, sì, cogliamo questo articolo che va visto in positivo da un certo punto di vista, racconta di una realtà nuova che si è insediata a Figino, che sta operando unitamente anche a altre realtà, e appunto dicono, e chi l'avrebbe mai detto, Piano City anche a Figino. Ma a dire la verità, noi abbiamo avuto modo di ospitare anche Bruno Volpona dell'Associazione Culturale Giuscano di Figino, dove ha potuto raccontare delle iniziative che fanno, ma vogliamo riprenderlo questo perché è utile, altrimenti noi abbiamo un racconto della città che è adeguato a fare dei racconti, ma non è adeguato ad esprimere quella che è la città e la sua periferia in particolare. Periferia che è città. Quindi più... Questa idea di periferia, che periferia deve essere per forza un luogo degradato e abbandonato, non è così. Cioè, la periferia dice tutt'altro. Non è conosciuto e tenuto ai margini. Allora, andiamo proprio a Figino e cadiamo sul tema. Beh, innanzitutto questo 2019, proprio l'Associazione Culturale Giuscano di Figino ha iniziato la stagione culturale, chiamiamola così, figinese, con il concerto dell'orchestra, con l'orchestra, come essere a Vienna. Quasi come essere a Vienna. Ormai siamo arrivati alla quinta edizione, se non rammento male, comunque ci sono già cinque edizioni, ma la storia delle iniziative musicali a Figino, diciamo, retrodata di alcuni lustri. A noi basti ricordare che Figino è esattamente il luogo dove nel 2011 nasce il germe di Cori Milano per le periferie. Quindi questo polo dei cori amatoriali che abbiamo invitato ad aiutare, ad animare le periferie, e quindi dal 2011 a Figino è quota parte della rassegna Cori Milano per le periferie, che
L'anno scorso ha messo a fattor comune 59 concerti grazie alla disponibilità operativa di 39 cori amatoriali in 10 sedi, articolato in 10 piccole rassegne territoriali. Ecco, questo qui è un volume dove Figino ormai da lustri è protagonista, ma ancora prima, se noi teniamo conto dell'ultima iniziativa, l'ultima, l'undicesima iniziativa, quest'anno chiamata Borghi e Quartieri in concerto, l'undicesima rassegna di concerti in periferia 2019. Fresco di stampa, anzi ancora una bozza. È una bozza, ci sono ancora delle cose da calibrare, infatti il direttore dell'iniziativa, il direttore artistico che è Angelo Mantovani, presidente dell'associazione Clavicembalo Verde ed è il coordinatore dell'area cultura di Consulta Periferie Milano, stanno ancora un po' sistemando perché è un programma di 45 concerti, ma di questo avremo modo di parlare settimana prossima, non mi vorrei diffondere in questo caso, ma in particolare Figino proprio nell'arco di 5 settimane mette in campo 3 concerti. Quindi non è poca cosa che in un borgo nell'arco di una settimana hai un concerto, solo per rimanere al tema del concerto, perché poi Figino ha anche una sala polifunzionale con un teatro di circa 150 posti, dove appunto ha inaugurato il 2019 con la compagnia teatrale Le Belle Fada di Figino, dove normalmente, potremmo dire con successo di pubblico e di critica, ha fatto 2 rappresentazioni a Figino. Ma so anche nella classifica dei cori, che spesso volentieri appunto Figino andate e fate. Sì, certamente, i cori anche... ce ne sono normalmente. È nato lì proprio la prima rassegna del 2011, oggi ha gemmato. Ma perché secondo te allora ancora rimane qualche collega che rimane stupefatto da questa cosa? Cioè, dal fatto che, c'è anche Pianosite Figino, cioè... Tra parentesi, vorrei dire, con tutta la fatica che fa Volpon a fare le iniziative anche... Perché è chiaro che la Scala, rimanendo al tema musicale, la Scala è la Scala. Il teatro, diciamo così, la sala polifunzionale di Figino è la sala polifunzionale di Figino, non è paragonabile, è una cosa completamente diversa. Siccome viviamo in una metropoli dove siamo centrocentrici, ma non è che l'abbiamo detto noi, noi l'abbiamo ormai stabilizzato da anni, ma nel 2015, in vista di Expo, un'indagine dell'Ipso sull'identità di Milano, proprio ci fu un convegno nel febbraio del 2015, toccando i vari aspetti, in particolare delle periferie, disse che sono dei territori tenuti ai margini perché si guarda sempre fino alla cerchia dei navigli, punto. Ma è abbastanza normale così, anche tornando alle iniziative del Centro Studi con Milano Ovest dei primi anni, gli assessori più attenti dicevano: guardate, io dalla mia posizione, quando riesco ad arrivare alla cerchia filoviaria 90-91, diciamo che ho coperto un bel pezzo della città e non riesco ad arrivare. Per quello che il decentramento e gli attuali municipi, che tra l'altro hanno anche gli assessori, sono fondamentali, ma devono essere operativi a livello territoriale alla pari sostanzialmente di un assessore centrale. Emblematico da questo punto di vista fu quando il consiglio di zona 18, con tutta un'altra serie di consigli di zona, venne commissariato perché non riuscivano a costruire dopo le elezioni a metà del diciamo agli inizi degli anni 90, le maggioranze vennero commissariate da assessori. L'assessore che si mosse sulla zona 18 fece tutta una serie di cose, ma il suo commento fu: ma questo non perché sono commissario del consiglio di zona 18, perché sono assessore. Ecco, se noi non sciogliamo questo snodo, dove gli assessori hanno il potere di fare gli assessori e invece chi viene eletto
a amministrare, perché sono degli amministratori zonali, non ha poteri se non quello di chiedere come un comitato qualsiasi, è solamente che lo fa, diciamo così, in quell'occasione un po' per mestiere. È chiaro che non risolviamo il tema della periferia, e anche la periferia è così vista da chi racconta la città, perché è difficile andare nei 100 e anche conoscere i 100 borghi e quartieri della periferia milanese. Questo qui è il tema, ma questi qui sono anche i risultati. Nello stesso tempo c'è anche una difficoltà di comunicazione. Uh-huh. Allora, all'inizio di gennaio, ritorniamo sempre a Figino per rimanere nell'ovest, sì, un po' il tema di oggi, promuove il concerto Quasi come essere a Vienna, due repliche con la compagnia dialettale Le Belle Fada. Poi si parla con qualcuno e fa: ma com'è che facciamo a saperlo noi? Allora, qui il Comune di Milano e la TM, e quindi anche con i relativi assessori e dirigenti che si occupano di questo aspetto, hanno la possibilità a costo zero di dare una mano significativa alle periferie, e cioè quello di consentire, con una fissione libera ma regolamentata, uno spazio di 3 metri per 2 in ciascuna delle metropolitane, delle sedi, chiamiamole così, della cerchia cittadina delle metropolitane, dove passano migliaia di persone, dove chi promuove le iniziative ha la possibilità di mettere la sua locandina in maniera regolamentata, naturalmente. In secondo luogo, le migliaia di persone che passano di lì hanno la possibilità di buttare l'occhio molto semplicemente, senza andare a cercare a destra a manca, chi vuole su internet lo faccia, ma siccome siamo sempre di corsa, uno probabilmente non ha il tempo di andare a vedere tutto quello che viene fatto su internet, ci si perde, e dice: bene, nella mia zona, nel mio quartiere, ho queste 2 o 3 occasioni, se ho voglia vado a fruirne, altrimenti no. Noi dobbiamo facilitare l'incontro, altrimenti facciamo iniziative dove siamo contenti perché vengono, quando va bene, magari 100-150 persone, peccato che nel quartiere ci siano 20.000 persone che invece non conoscono la cosa. Questo vale anche per i mercati comunali coperti, che sono di spettanza del Comune di Milano. Quindi il Comune di Milano, senza spendere niente, perché i muri ci sono già, deve dare la possibilità di mettere a disposizione 2 metri per 3. Non stiamo parlando di chissà che cosa, 2 metri per 3. Altrimenti non si conosce nemmeno il cavallo di Leonardo, allora, tanto per dirla, ma non si conosce nemmeno quello che fanno nelle biblioteche comunali. Che molti, il cavallo di Leonardo è stata un'iniziativa interessante anche per i proprietari SNAI dell'ippodromo, che hanno fatto anche dei teatri, hanno portato in giro per la città e tutto. La gente faceva fatica a capire qual era il messaggio, perché veramente è un luogo, è un monumento, il cavallo di Leonardo, sconosciuto ai più. Il che quindi serve davvero portare sempre più conoscenza verso queste... Ma allora, c'è un tema di valorizzazione delle iniziative che ci sono, ma anche delle strutture che abbiamo. Beh, questa settimana abbiamo avuto anche gli alpini poi qua a Milano, insomma, che hanno praticamente invaso qualsiasi pacificamente, ovviamente, qualsiasi luogo possibile, anche uno un po' caro a noi, il famoso posteggio di, per noi Figino, per qualcun altro Trenno, perché non siamo mai, perché è stato chiamato, sì, posteggio di Figino durante, posteggio di Trenno durante Expo, comunque per intenderci il posteggio in fondo alla Via Novara, poco prima appunto della Ponte della Tangenziale. Si sperava appunto che gli alpini hanno fatto dei lasciti della città, al bosco di Rogoredo hanno messo delle piante, anche al Parco Lambo so che hanno messo delle piante, e si sperava appunto che magari potessero lasciare qualcosa anche di nuovo in forma su questo posteggio, invece bah. Ma di questo adesso approfondiremo, perché sicuramente c'è il tema. Per quanto riguarda gli alpini, e per quanto riguarda gli alpini, Milano ha avuto un'invasione che si stima di 500.000 persone. Con una sfilata con 100.000 persone ci sarà stato magari qualche piccolo sfrido o cose, perché nel momento in cui tu hai 500.000 persone,
È chiaro che c'è qualche devi prendere le misure, insomma. Quasi metà popolazione in più così. Però c'è stato un rapporto di accoglienza, gli alpini sono stati accolti, gli alpini anche hanno offerto, hanno restituito qualcosa, perché nelle sedi dove sono state, per esempio, sempre per rimanere nella zona ovest di Milano, c'è stato un concerto della banda dell'associazione alpini di Palmanova, no? Proprio nel sagrato della parrocchia di Sant'Elena, attaccata a San Siro. Quindi c'è stato questo piazzale pieno, alpini locali che abitano qui, insomma c'è stato un essere insieme, un condividere, anche se questi alpini venivano da tantissime parti, tutta Italia, ecco, questo, anche dall'estero venivano. No, questo qui è il punto. Quindi c'è da imparare. C'è da imparare ad essere una presenza massiccia, continuativa, perché gli alpini sicuramente non sono solamente il raduno nazionale che fanno così gigantesco, ma poi svolgono tutta una serie di attività nei loro borghi, e quindi c'è da imparare. Il fatto che siano ritornati a Milano dopo il 1992, che c'era stata la scorsa adunata degli alpini a Milano, e quindi parliamo già di parecchi anni fa, è un elemento che ci deve fare riflettere anche per il comportamento e il resto. Per quanto riguarda il lascito, ma io citerei anche l'intervento che gli alpini hanno fatto immediatamente in piazza Leonardo da Vinci davanti al Politecnico, la facoltà di architettura, perché lì doveva essere inaugurato il nuovo piazzale, quindi anche il parco giochi. Nella notte dei vandali hanno sporcato tutto i giochi per i bambini. Gli alpini, diciamo anche con una presenza che è sempre molto puntuale dell'associazione, del comitato Abruzzi Piccinni, che abbiamo avuto modo di ospitare qui con Fabiola Minoletti, sono intervenuti e hanno ricolorato i giochi. Ecco, peraltro, diciamo che subito la sera dopo gli stessi vandali sono ritornati a sfregiare. Quindi il tentativo dell'ascito, uno dei lasciti che in zona ovest ci aspettavamo, è in particolare il parcheggio cosiddetto di Trenno, ma che è di fronte a Figino. Perché sia stato chiamato Trenno non si è mai capito, i figinesi dormono lo stesso naturalmente, ma non se ne sono mai fatti una ragione, e qui a Figino perché lo chiami Trenno, ma non si sa. Aperto in occasione dell'Expo, parcheggio che era stato costruito per i mondiali del 1990, e quindi era stato utilizzato per tutt'altri scopi, non come parcheggio. E questo parcheggio dal 1 di novembre del 2015, dopo la fine dell'Expo, è rimasto per 3 anni e mezzo custodito e illuminato. Bene. Per i 3-4 giorni della presenza degli alpini è stato riaperto, e quindi noi abbiamo fatto un ragionamento di questo genere. Bene, gli alpini ci faranno il lascito di un parcheggio di 1500 posti auto che ritornerà utile per la zona ovest, tra gli altri in concomitanza anche come servizio allo stadio e con l'arrivo dei concerti estivi. Noi abbiamo solamente a giugno credo 7-8 concerti, quindi persone che vengono da tutte le parti. Insomma, continuo a dirlo, poi sempre, scusa Val se ti interrompo, che insomma qui i comitati di quartiere sempre un po' si spaccano su questa cosa. Ad esempio, molti sono anche contenti, nel senso che è un introito per il quartiere, insomma siamo ben felici se la gente viene qua, soprattutto se ci fosse appunto come il posteggio di Figino delle situazioni in cui appunto puoi lasciare la macchina all'inizio di rinnovare, navette e tutto, e quindi non arrecare quel disturbo in più che è veramente inutile si arreca al quartiere. Basterebbe veramente mettere a posto poche cose. Ma la cosa è di questo genere, cioè, questo parcheggio qui, sono arrivati gli alpini da tutta Italia. Che cosa ha detto la città? Bene, trovo dei luoghi dove ospitarli. Poi magari non tutti i luoghi erano consoli e quant'altro, però la logica era questa. Io trovo dei posti per ospitarli, e per ospitare anche i loro camper, le loro roulotte e quant'altro. Ho degli spazi disponibili dedicati a quello, che sono rimasti chiusi da 3 anni e mezzo. Bene, li utilizzo.
Adesso la stagione dei concerti, al di là dei pro e contro, però si apre la stagione dei concerti. Vengono da tutta Italia decine di migliaia di persone che quando arrivano intorno allo stadio non sanno dove andare. Mi viene a dire che forse più degli alpini saranno in realtà, perché più, cioè, gli alpini sono molti di più in tutta Milano, ma nella zona, sicuramente più degli alpini. C'è un addensamento, c'è un addensamento molto, molto più consistente. Sono i 80.000 di fa ogni volta. Quindi. Allora, noi abbiamo il parcheggio dello stadio, il parcheggio di Via Novara, che è proprio utile, attrezzato con tutte le sbarre, bene. Abbiamo fatto appunto come il centro studi con Milanove di osservazione sul territorio, abbiamo detto bene, vediamo di spingere su questa idea. Beh, innanzitutto abbiamo visto che tutto lo sbarramento che c'è per gli ingressi e le uscite è stato completamente tolto. Smontato. Quindi, se uno poteva pensare come funzionava il parcheggio in occasione dell'Expo 2015, oggi non c'è più quell'entrata e l'uscita. No, non c'è più quella serie di sbarramenti, sì. E quindi la logica è: ma che cosa se ne andrà a fare allora di quella cosa lì? Perché sono stati tolti, perché non funzionavano, ne devono mettere di migliori? Ecco, questo qui è il punto di domanda che ci poniamo, tenuto conto che tra 15 giorni inizia il primo concerto e quindi ci potevano essere 1500 veicoli pari a 7,5 km di sosta che normalmente viene addestrata intorno allo stadio, e quindi tutto il problema per i residenti che dai problemi diciamo così di sosta provocati dalle partite, dal campionato di calcio, adesso con i concerti continuano e poi continueranno fino a luglio, cioè senza soluzione di continuità. Questo è il tema. Allora noi abbiamo un bene che è lì, che francamente ci ha dato più l'aria dello smantellamento piuttosto che dell'utilizzo, del continuare l'utilizzo come lascito degli alpini. Questo qui è il tema. Tema appunto che andremo a vedere a breve, appunto, diciamo, manca pochi giorni ai concerti, ma su cui estivi. Sarebbe interessante anche una risposta, cioè se quello spazio per i concerti lo si utilizza oppure no, come chiedono tantissimi all'interno del... Anche la stessa municipio, so che ha chiesto più di volte questo tipo di intervento. Ecco, il problema è questo, sarebbe interessante capire chissà che cosa da questo punto di vista, perché noi non abbiamo fatto altro che vedere, constatare con un minimo di preoccupazione da questo punto di vista. Siamo quasi in chiusura, abbiamo tempo ancora per un piccolissimo tema. Dimmi tu da che parte vuoi andare, Walter. Andiamo verso Baggio o verso il Gallaratese? Da che parte vuoi andare? Ma io mi permetterei solamente di fare delle segnalazioni, okay, a questo vai. Punto. La prima segnalazione è quella dell'Istituto Marchiondi, okay. Esposto al MoMA di New York, che è lì abbandonato ormai da decenni. Come abbandonato, per andare più verso San Siro, quindi da Baggio andare a San Siro, la cascina Case Nuove, che era stata qualche lustro fa ristrutturata, oggi... Messa in sicurezza più che altro, forse proprio all'epoca. Non anche ristrutturata. Che cadeva a pezzi, mi ricordo. Non cadeva, ma è stata proprio ristrutturata. Poi ci sono state critiche enormi sulla ristrutturazione. Sul tipo di ristrutturazione. Però la ristrutturazione è stata fatta in cemento armato, tutto quanto. È chiusa da allora. L'unica cosa che fa, in un ampissimo giardino, c'è una colonia di gatti. Ospitare una colonia felina. Ospitare una colonia di gatti, cioè l'abbandono anche di quella struttura lì, che su cui tra l'altro il consiglio di zona di allora si era impegnato, però rimane abbandonato. Due cose invece vorremmo dire non di abbandono, il QT8 in particolare, con l'osservatorio ambientale Montestella, sarà oggetto il 25 di maggio di un'accoglienza tramite 8 percorsi. Quindi chiunque è interessato a conoscere il QT8, la sua architettonicità e quant'altro, il 25 maggio c'è proprio una giornata dedicata. Rimanendo sempre nell'ambito della promozione, rimangono sempre i percorsi periferici per valorizzare
ciascuno dei 100 borghi e quartieri della periferia milanese, quindi un'iniziativa che possa da subito già coinvolgere tutti i quartieri, non aspettare oggi facciamo questo, domani facciamo quell'altro, perché ogni quartiere, come abbiamo visto, ha delle ricchezze e delle potenzialità. E quindi questa sera alle 18 al negozio civico Chiama Milano in via Laghetto 2 vicino all'Università Statale si terrà un incontro, appunto, dove dopo un percorso abbastanza avviato a febbraio faremo un po' un resoconto di tutto quello che abbiamo immagazzinato come luoghi, come percorsi, come iniziative genestre, in maniera tale che si possa prospettare uno sviluppo, ma a breve, di un'iniziativa corale nei 100 quartieri e borghi della periferia milanese. Walter, siamo arrivati alla conclusione. Settimana prossima, no, ci parlerai dei concetti di periferia. Sapremo cosa ci aspetta quest'anno. Arriveremo, no? Cioè, manca pochi. Perché il primo concerto poi quando è, giusto? Primo concerto l'abbiamo già stato fatto. Quindi dobbiamo parlare. All'Oratorio San Protaso uno di 45 concerti che vedono impegnati 430 tra musicisti, cantanti, coristi, quindi una massa molto significativa che è stata presentata venerdì quell'altro dall'assessore del Corno a Palazzo Marino. Perfetto, va bene. Allora, Walter, noi davvero grazie mille per la puntata di oggi, grazie mille per aver fatto questo scursus. Appunto, oggi siamo rimasti un po' in casa, siamo rimasti un po' nella nostra zona, ma che appunto cominciamo a fare sempre. È una fetta significativa e può fare scuola, appunto, su cosa significa operare nelle periferie. Noi ci vediamo martedì prossimo. Allora, rimaniamo comunque in contatto sul sito, ricordiamo il sito della consulta periferimilano.com. Ok, anche se non sempre aggiornatissimo. Sì, so che ce lo dice la CTE giustamente, Walter, ma comunque lo aggiornate, vedo che pian pianino lo aggiornate, quindi insomma ci vuole, insomma, fate tantissime cose, ci vuole il tempo anche per aggiornare. È un lavoro quindi, piuttosto insomma, ampio, ma d'altronde la periferia è ampia, non può essere focalizzata a un tema. Infatti, non funziona così la periferia, ecco. Perfetto, Walter, grazie mille davvero, buona giornata. Allora, grazie anche a voi che ci avete seguito. L'appuntamento, come sempre, torna domani, sempre qui alle 12.30 in diretta con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci e a presto.